Noi ci occupiamo di contati carboidrati, quindi di bolo alimentare in situazioni che riguardano soggetti con insulini dipendenti di tipo 1 o di tipo alimentare. È da considerare lo sviluppo di diabete proprio come impatto ambientale sul tipo dell'alimentazione, sulla scelta di alimenti che vengono effettuati, ma non vengono considerati parecchi aspetti di questi alimenti che sono molto importanti da considerare e soprattutto di come devono essere consumati e del tipo di struttura che durante la cottura questi tipi di alimenti nel tempo modificano anche il tipo di aumento di glicemia e quindi di aumento di zuccheri nel sangue. È molto difficile ad oggi sviluppare un numero, però le posso garantire che c'è stato uno sviluppo ultimamente a livello proprio epidemiologico per un aumento di obesità, soprattutto a livello infantile, perché purtroppo è dalla nascita che questo sviluppo sta creando forte disagio e situazioni veramente difficili da controllare e da contrastare nel campo dell'alimentazione. Quindi la prevenzione dovrebbe essere fatta fin dall'inizio e quindi in una fase proprio preadolescente, quindi nelle scuole, aumentando soprattutto le ore di attività fisica che purtroppo non vengono considerate e quindi vengono accantonate. E questo è un fattore che potrebbe prevenire l'insorgenza di malattie anche cancerogene dal punto di vista proprio evoluto un discorso anche di alimentazione e di consumo di alimenti.